Sabato 3 febbraio 2024, buona giornata da Davide De Amicis, bentrovati al GR di Radio Speranza in Blu. È stata celebrata ieri la solennità della presentazione di Gesù al Tempio, nonché 28esima giornata di preghiera per la vita consacrata. A Pescara, nella chiesa della Beata Vergine Maria del Fuoco, l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, ha celebrato la Santa Messa, concelebrata con il parroco Don Carmine di Marco, iniziata con la tradizionale accensione delle candele atte a rappresentare la manifestazione di Gesù. Al termine della funzione liturgica, lo stesso presule ha rivolto un invito a continuare ad accenderle. Ascoltiamo perché. La candela che abbiamo benedetto è chiaramente da riportare a casa, ma non è assolutamente un oggetto di superstizione, ma si deve accendere qualche volta durante l'anno. Quando c'è qualche momento di preghiera intimo in casa, allora è bene accendere questa candela. Quando c'è una persona malata che magari è vicino alla morte e si sta pregando vicino a quella malata, a quell'ammalato, allora si accende questa candela. E una volta i nostri contadini l'accendevano anche quando vedevano che il tempo era molto molto brutto, perché pensavano che potesse in qualche modo rovinare i raccolti, e questo cominciava a sconfinare un po' nella superstizione. Ma siccome loro avevano tanta, tanta fede, tanta preghiera, allora li assolviamo, ma non è necessario, perché tanto il tempo brutto non lo fa più, quindi non è questo il problema. Poi l'altro momento in cui è bene tenere questa candela, in questo momento particolare, quando anche da soli a casa preghiamo per la pace, perché la luce del Signore illumini quelli che hanno stanziato altri 50 miliardi di euro di aiuto all'Ucraina. Mandiamo soldi, mandiamo armi, continueremo a alimentare. Il povero Papa si è frugato la lingua. Perciò vi prego, se siete minimamente coscienti di quando abbiamo bisogno di pace, accendendo questa candela, una preghiera per la pace. Ieri un incendio in località Carceri Alte ad Ateleta, in provincia dell'Aquila, ha distrutto una stalla, uccidendo tre asini, un agnello e due pecore. Sul posto, allertati dal proprietario, sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri di Castel di Sangro. Non si esclude la matrice dolosa dell'incendio. E parliamo di sanità perché ieri Marsilio ha inaugurato i primi 20 posti letto dell'ospedale di comunità di Atessa, in provincia di Chieti. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, affiancato dal direttore generale dell'ASL Lanciano Vasto Chieti, Thomas Scheil, ha inaugurato i primi 20 posti letto al terzo piano dell'area dell'ospedale di comunità del nosocomio di Atessa. Nello scorso mese di maggio il ministero aveva approvato la nuova rete ospedaliera regionale, nell'ambito della quale Atessa è diventato ospedale di area disagiata. Poco prima dello scorso Natale, ricorda Marsilio, la rete ospedaliera è stata approvata dopo anni di negoziato con i ministeri che si sono via via succeduti. Con il ministro Schillaci abbiamo firmato il documento, poi approvato e ratificato dal Consiglio regionale con legge regionale, e questo di Atessa è ora ufficialmente un ospedale di area disagiata, con tutto ciò che ne consegue. Da lunedì prossimo, precisa il presidente della regione, saranno operativi i primi 20 posti letto dell'ospedale di comunità rispetto ai 40 previsti. Ma intanto qui la progettualità si è già concretizzata in molte forme. Il lungo periodo del Covid è stata l'occasione di dimostrare la preziosità di un presidio del genere in questo territorio, e si è trattato di una sfida vincente perché la partita l'abbiamo vinta anche al Ministero e nei confronti di tutti i tavoli ministeriali e interministeriali al cui vaglio è stata sottoposta la nostra proposta di rete ospedaliera. E un'altra opera pubblica a breve unirà Marche e Abruzzo, perché è stata pubblicata dal settore SUAM, Lavori Pubblici della Regione Marche, la procedura telematica aperta per l'affidamento della realizzazione del collegamento ponte ciclopedonale sul fiume Tronto. Lo ha reso noto il sottosegretario alla presidenza della Giunta
giurista regionale Umberto D'Annuntis. La scadenza dell'avviso è fissata per le ore 12.30 del prossimo 4 marzo, spiega. Un altro impegno mantenuto da questa giunta regionale, sottolinea D'Annuntis, con un investimento per la nostra regione di 1.750.000 euro. L'infrastruttura sarà l'elemento di connessione tra l'Abruzzo e le Marche, entrando a far parte della ciclovia adriatica, cioè del percorso interregionale lungo 1.100 km che fiancheggia la costa adriatica da Chioggia fino al Gargano, un'opera, ha aggiunto il sottosegretario alla presidenza della regione, che unisce due città e due regioni e che darà valore aggiunto all'offerta turistica dei due territori. E a Pescara si avvicina l'abbattimento dell'ex cementificio di Via Raiale, ne hanno dato notizia ieri mattina nell'ambito di una conferenza stampa che si è svolta all'ingresso del vecchio sito produttivo. Il sindaco di Pescara Carlo Masci, gli assessori all'urbanistica Isabella Del Trecco, al bilancio e alla bonifica dei siti inquinati Eugenio Seccia, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e per la società proprietaria dell'ex cementificio la Calbit Giovanni Marchionne. Una conferenza che si è resa necessaria per parlare del futuro dell'area dopo gli ultimi allarmi relativi al suo degrado, essendo stata segnalata al suo interno la presenza di bivacchi, di disperati o persone sospette. È fin troppo semplice, ma direi soprattutto inutile, premette il sindaco Masci, creare allarmismi riguardo alla condizione dell'area dell'ex cementificio, anziché collaborare a far sì che tutta quella zona cambi la sua storia, cosa che noi stiamo facendo a beneficio dei residenti e della loro sicurezza. Dopo tanti anni di sole chiacchiere, presentando oggi, grazie alla regione, al comune, alla proprietà dell'opificio dismesso e al consorzio, uno straordinario progetto che trasformerà questa parte del territorio in un fiore all'occhiello di Pescara. Ma entriamo nel merito del progetto di riqualificazione illustrato dall'assessore Isabella Del Trecco. Ascoltiamola. Entro il 2024 la proprietà ci dice che potrebbe già essere tutto abbattuto, noi ce lo auguriamo perché da lì partirà la vera rigenerazione. Ci sarà intanto la parte ovviamente pubblica di cessione e lì parliamo di 7,5 ettari di verde, verde pubblico ovviamente attrezzato per la città e, come dico, non solo la città ma le intere città che intorno ci saranno. Ripeto, parliamo di un'area molto grande nel suo complesso, 13 ettari di cui 7,5 ettari di verde e altrettanto verde per 1,5 ettari attorno alle strutture che sorgeranno. Le strutture che sorgeranno saranno strutture intanto in primis una biofarm nella struttura ex Milesi, quindi un'attività produttiva sostenibile, ecologica, e dall'altra parte nella struttura ex cementificio sorgerà un centro turistico non commerciale, quindi non case, non commercio. È sempre a Pescara, sono in corso già da qualche giorno per un investimento complessivo di 1.160.000 euro i lavori di restauro della fontana artistica allo spazio dell'acqua e il suo gioco, detta anche la fontana, realizzata dal compianto maestro Ettore Spalletti, e del piazzale prospiciente il Palazzo di Giustizia che insieme caratterizzano l'ingresso dell'edificio. L'opera di Spalletti vide la luce nel 2004 nello spazio antistante e annesso al nuovo Palazzo di Giustizia di Pescara, di cui quest'anno ricorre il ventennale dell'inaugurazione, ed era una delle tre opere d'arte destinate per legge all'arredo della struttura giudiziaria, all'epoca appena completata, ma che da tempo necessitava di un corposo intervento per tornare a funzionare. Un nuovo capitolo per la fontana e anche per il piazzale hanno annunciato ieri mattina in una conferenza stampa tenutasi nei pressi del cantiere il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente del tribunale Angelo Mariano Bozza. Per il recupero funzionale, strutturale ed estetico della fontana di Spalletti sono state reperite risorse per 360.000 euro, 800.000 euro è invece la somma necessaria alla ristrutturazione del piazzale, resa possibile da risorse ministeriali. Per la rifunzionalizzazione dell'impianto idraulico della fontana sarà necessaria invece una terza procedura d'appalto. È stata la sinergia tra comune, tribunale, fondazione Pescara Abruzzo e diversi privati coordinati dal comune, ricorda il sindaco Masci, a permettere che questa operazione prendesse corpo per ridare vita e dignità alla fontana di Spalletti, uno dei più grandi artisti contemporanei, figlio del nostro territorio che va onorato degnamente. Recuperando la fontana, aggiunge il sindaco, che ha una valenza di livello internazionale, e ridandole giusto risalto facciamo crescere la città, perché un'opera di Spalletti merita di essere ammirata da tutti, così come l'installazione luminosa di Michelangelo Pistoletto e il mosaico di Enzo Cucchi, sempre in tribunale. Questa operazione di grande valore ha un altro plus:
perché consentirà anche di sistemare la piazza grazie all'intervento finanziario del Ministero. Un passaggio importante che andava realizzato e che ci rende soddisfatti, sottolinea Masci, e orgogliosi anche delle collaborazioni che abbiamo attivato in favore di una porzione prestigiosa della città. I lavori di restauro della fontana termineranno in 4 mesi, mentre servirà più tempo per la riqualificazione del piazzale antistante il Tribunale. E a Montesilvano, via Lucania, importante arteria stradale che collega via Lazio al lungomare, dal prossimo 15 febbraio verrà interessata da un restyling con una serie di interventi che consistono nel rifacimento del manto stradale, nell'ampliamento dei marciapiedi con la canalizzazione delle acque e nella realizzazione di una pista ciclabile fino alla riviera. Inoltre verrà acquisita definitivamente parte di un'area condominiale tra via Lazio e via Lucania per realizzare un parcheggio pubblico. Dopo aver incontrato un gruppo di residenti di via Lucania, afferma il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, per programmare gli imminenti lavori che vedranno la via riqualificata con la sistemazione dei marciapiedi e la realizzazione di una pista ciclabile, abbiamo ragionato anche con i condomini di un'area privata che risulta essere fondamentale per la realizzazione di nuovi parcheggi. Il mercato rionale del giovedì di via Lucania, quindi dal 15 febbraio, si sposterà in via Salentina, lo ha annunciato l'assessore al commercio Francesco Di Pasquale. L'area scelta per il mercato in via Salentina è accessibile dalla strada Parco e da Corso Umberto, in un punto molto frequentato per via delle attività commerciali e dei parcheggi presenti nella zona. Il cantiere, il cui responsabile del procedimento è il geometra comunale Marco Amadio, durerà 2 mesi e verrà aperto grazie a un finanziamento da 192.500 euro che l'ufficio tecnico comunale è riuscito a intercettare tramite i fondi del PNRR. Il costo della realizzazione del parcheggio è di 51.000 euro. L'intervento è stato portato avanti dall'assessore ai lavori pubblici Lino Ruggero. La strada, precisa Ruggero, continuerà ad essere a doppio senso di marcia e realizzeremo un parcheggio utile soprattutto agli esercizi commerciali e ai residenti. Restiamo a Montesilvano, dove nel 2023 la biblioteca comunale Emidio Agostinone è stata fruita da 5.000 persone. Emidio Agostinone, educatore riformista, giornalista e parlamentare socialista ai tempi del Regno d'Italia, a cui è intitolata la biblioteca del comune di Montesilvano, sarebbe stato felice di conoscere questo spazio culturale gestito dall'azienda speciale per i servizi sociali, afferma la presidente Sandra Santavenere. Un luogo aperto a tutti, in particolare a studenti e universitari che hanno necessità di concentrarsi e studiare in un ambiente confortevole. La biblioteca è dotata di una sala lettura fruibile anche dalla popolazione dei comuni limitrofi, con un sistema di collegamento internet tramite rete Wi-Fi. Inserita nel Palazzo Baldoni dei Servizi e della Cultura, è facile da raggiungere e dispone di comodi parcheggi. L'anno che si è appena concluso, aggiunge la Santa Venere, ha fatto registrare ben 5.000 presenze tra studenti universitari e persone di ogni genere. La media giornaliera è di 40 ingressi. Siamo orgogliosi di essere un riferimento per le popolazioni studentesche che giungono anche da città limitrofe a quella di Montesilvano. La biblioteca è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. E Poste Italiane comunica che anche in Abruzzo, per le aziende e le pubbliche amministrazioni, è disponibile l'atto giudiziario Business Online. Un servizio che nasce digitale e arriva a destinazione in formato cartaceo. Il servizio è accessibile 24 ore su 24 e consente di spedire documenti su tutto il territorio nazionale in conformità alla legge 890 del 1982 e successive modifiche e integrazioni. Il nuovo servizio è modulare, flessibile e configurabile e semplifica tutte le attività di gestione, velocizza i tempi di invio e riduce i costi complessivi, poiché tutte le attività connesse, quali stampa, imbustamento, apposizione dell'indirizzo recapito, rendicontazione per il cliente e archiviazione online, sono svolte direttamente da Poste Italiane. Oggi, sabato 3 febbraio 2024, la Chiesa Cattolica celebra la memoria liturgica di San Biagio di Sebaste, il santo che libera dai mali, in particolare dal mal di gola. In chiusura siamo al meteo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili velature nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte stratificate, foschie dense e gelate diffuse nelle valli interne della Marsica, dell'Aquilano e dell'Alto Sangro, localmente anche nelle valli che si affacciano sul versante adriatico. A tal proposito si raccomanda prudenza per la presenza di tratti stradali ghiacciati. Attenzione, tempo stabile anche nella giornata di domani, domenica 4 febbraio, con cielo sereno o poco nuvoloso, possibili velature e temperature in aumento, specie sulle zone collinari e montuose.
Le temperature saranno generalmente stazionarie e un lieve diminuzione nei valori minimi. La tendenza è verso un generale aumento, specie sulle zone collinari e montuose, specie nella giornata di domenica. I venti saranno deboli di direzione variabile o occidentali, con occasionali rinforzi sulle zone montuose. Il mare sarà generalmente poco mosso. Il meteo è a cura di Giovanni De Palma, direttore di abruzzometeo.org. Ed è tutto, Davide De Amicis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura un buon proseguimento con Radio Speranza in Blu.